Viti da sfatare? Leggende metropolitane? Credenze? Comodini? Tranquilli! Ci siamo noi! I Meatbusters! Ciao amiconi del programma che non piace! I Meatbusters sono tornati! Ieri sera abbiamo fatto uno scherzetto ad un nostro amico. Abbiamo collegato una bomba al sedile del passeggero della sua auto. Sì, perché da sempre ha il vizio di caricare donnacce per strada. Trascurando così noi che siamo i suoi migliori amici. Pensate, la bomba l'avevamo programmata con un sensore in modo tale che non iniziamo. No, figa, no. Pensate, la bomba l'avevamo programmata con un sensore in modo tale che se si sedeva qualcuno al suo fianco, esplodesse! Che cazzo di italiano è? Minchia, se si sedesse. Chi? Dov'è? Porco Dio. Pensate, la bomba l'avevamo programmata con un sensore in modo tale che In modo tale che se si fosse seduto qualcuno al suo fianco, sarebbe esplosa! Bene! Siamo o non siamo dei geni, vero? Ora abbiamo però un amico in meno! Ma un'idea in più per un mito da sfatare! Qualche annetto fa, un nostro carissimo amico di nome Keanu Reeves recitò in un film fighissimo! Speed! In questo film, un terrorista metteva una bomba su un pullman che, una volta superati i 100 km orari, si innescava. E sarebbe esplosa se il contachilometri fosse sceso sotto questa velocità. È un film! Ecco il mito da sfatare! Vogliamo anche noi provare l'ebbrezza che provò il regista di Speed. Però, come al solito, dobbiamo recuperare il nostro ormai divo, il nostro attore preferito. Ah, poverino. Siamo in stazione centrale a Milano. Ma cosa ci fa tutta questa gente qua intorno? Grandi, allora? Sono famoso, ormai. Vengo in stazione perché la gente mi riconosce e vuole farmi fare autografi, hai capito? Mi fanno pure le foto. Pensa, l'altro giorno è passato di qua un certo agente SBO. Ma i fan sono venuti tutti da me. Cioè, numero uno, famosissimo. Vabbè dai, basta cazzate, altro mito da sfatare. Oggi ti facciamo fare la parte di Keanu Reeves. Figata, il mio attore preferito, andiamo! Bene amici, l'esperimento di oggi consiste nell'installare la bomba sotto il pullman e far guidare il nostro attorone fino a far innescare l'ordigno, per poi disinnescarlo tramite un paio di tagli qua e là dei fili della bomba. Semplice, no? Piano, sei pronto? Sì! E allora ingrana la prima! Ricorda che devi portare il pullman a 100 km all'ora! Ok, vado! A che velocità sei? Sono appena partito, sono a 10 km all'ora! Dai, spingi, schiaccia! Perché? E ora quanto sei? Adesso 25 all'ora! E spingi su sto pedale, dai, somaro! Ed ora? A quanto sei? Adesso 40 all'ora! Porca puttana, amici! Avete visto che botto? Non si trovano più nemmeno le ruote! Che facciamo? Scappiamo? A gambe levate? Andiamo? Vai! Vai! Vito sfatato! Che due idioti!